volta e benvenuti alla puntata 100 di Extreme People, una puntata diversa dal solito. Non siamo negli afosi studi di Canegrate di One TV, dove in questi giorni si muore di caldo. È una giornata speciale, siamo nel mese di luglio, ormai alle soglie delle vacanze, stiamo per partire per le vacanze. Ultima puntata di questo terzo ciclo di trasmissioni. 100 puntate meritavano una cosa speciale. Siamo qui nella splendida cornice del bar Resegone di Legnano, un bar amico, un bar che ci ha già ospitato anche per altre trasmissioni dedicate ai cocktail. Volevo ricordarvi ad esempio una trasmissione che abbiamo registrato qui circa un anno fa. Noi abbiamo voluto ritornare oggi perché questo è un bellissimo luogo, un bellissimo set per poter registrare una puntata. Una puntata 100 doveva essere per forza di cose una puntata particolare, così abbiamo pensato bene di invitare tanti nostri ospiti che vedrete nel corso della serata. Certi sono già arrivati, altri arriveranno più tardi e li conoscerete, li riconoscerete, perché sono campioni, sono olimpionici, personaggi che sono diventati famosi. Ma prima di parlare di loro e prima di celebrare questa puntata numero 100, io volevo spendere due parole sui personaggi che fanno parte del nostro staff. Alcuni li andremo a conoscere dopo, cioè quelli che lavorano dietro le quinte, mentre invece per quelli che riguarda la faccia, proprio le persone, i giornalisti, le persone che voi siete abituati a vedere nel corso di Extreme People, sono qui con me. Loro sono abituati a intervistare i nostri ospiti, ma di loro si sa poco. E allora io gli ho voluto fare questo, diciamo, cappello introduttivo della puntata numero 100 e presentare una volta tanto. Sono loro gli intervistati invece di essere, come al solito, loro ad intervistare i nostri ospiti. Allora io direi di cominciare da Amanda, come vedete è un tipo un po' particolare, no? Buonasera a tutti. Nessuno lo direbbe che Amanda... Assolutamente no, in incognita questa sera. Ecco, per me Amanda è come una mamma, perché le sue interviste... È una mamma, ma è come una mamma per i telespettatori. Perché lei entra proprio nelle case dei Lombardi, perché come sapete One TV è una TV che copre tutta Lombardia, parte del Piemonte e parte dell'Emilia Romagna. Lei entra nelle case dei Lombardi portandoci questi ospiti famosi, olimpionici, campioni del mondo, e ce li porta come se fossero figli suoi, cioè, perché la sua intervista è proprio quella di una mamma. Così mi fai sembrare vecchia, vero? No, il tuo approccio con l'ospite è un approccio proprio casareccio. Sì, no, scherzavo. Mi piace assolutamente accoglierli e cercare di non annoiarli, soprattutto. Cerco di dare il mio meglio, nonostante appunto non sia particolarmente avvezza, cioè mi sono ritrovata un po' dalla sera al mattino, grazie a te, a fare questa cosa. Ecco, diciamo che Amanda non è una giornalista, anche se è una blogger, non è una giornalista, ma è un personaggio ha calcato le scene dei teatri. Io l'ho proprio strappata dalle polvere del teatro. E dalle sale parto magari. E anche dalla sala parto, perché non nel senso che... No, spiega perché dalla sala parto. Dalla sala parto nel senso che io sono ostetrica, quindi io nasco proprio come in ambito ostetrico, e comunque Ricky mi ha dato appunto questa opportunità che io ho colto, e devo dire che mi sono divertita. Ho conosciuto sia il personale dietro le quinte che i colleghi, che sono stati carinissimi e mi hanno accolto da subito, e insomma mi sono divertita. Devo dire che la mia famiglia mi ha redarguito un po', perché insomma ho tolto un po' di tempo a loro. Ecco, la tua famiglia che è qui presente, bene, offriremo da bere anche a loro per quello che perché hanno patito la tua assenza, e soprattutto hanno dovuto guardarti il lunedì sera, perché sapete sorbire. Che noi siamo registrati quindi il lunedì. Danila invece è là in questo momento, anzi passerei a Danila. Danila, questi occhi che bucano il video. Buonasera a tutti. Danila oggi si è svegliata con questo sfregio sulla guancia che ricorda molto i pirati. Non si sa bene cosa è successo, probabilmente il coniglio che gira per casa deve avergli fatto uno scherzo. Danila è diversa. Danila non è una giornalista, Danila è una specialista, una laureanda in comunicazione. Di lei mi è piaciuto veramente il fatto che ha frequentato, sta frequentando gli stessi studi universitari che ho fatto io, e noi avevamo proprio bisogno di una specialista di comunicazione.
Secondo me la nostra Danila è un talento sicuramente, per adesso ancora parzialmente inespresso, ma col tempo sicuramente verrà fuori. Danila è anche una pallavolista, raccontaci un po'. Lavoro ormai da 14 anni e ormai sta andando avanti da tutta una vita e penso che non è ancora giunto il momento di smettere. Ecco, tu Danila hai avuto un maestro, che qui non sono stato io il tuo maestro, è lì alla tua sinistra, il famoso Lorenzo Pardini, che poi andremo, un altro che buca il video e ci aumenta l'audience femminile in televisione. Ecco, hai avuto lui come... dimmi qualche cosa su Lorenzo Pardini come maestro. Oddio, vabbè, è una bravissima persona, Lorenzo, è molto simpatica e che ti... A tuo agio durante le interviste con gli ospiti. Infatti è la prima puntata che abbiamo fatto insieme, mi ha messo sia a me che agli altri ospiti a mio agio, come se fosse una routine oramai. Invece era la prima volta che eravamo insieme a farlo. No, poi un piccolo aneddoto: la prima intervista che avete fatto è stata sul ping pong, una squadra di ping pong. Ed è lì che avete cominciato a rubarvi le domande. Sì. La famosa domanda che è passata alla storia: da dove deriva il nome dello sport ping pong? Questa è proprio la domanda. È stata la prima. E poi quella, vabbè, che è passata da tutti, è il sogno nel cassetto. Ecco, il sogno nel cassetto 1, 2, 3. Dall'anno prossimo, se fate ancora questa domanda, basta, fuori dal gioco. No, Amanda, l'hai fatta. Amanda, però Pardini sempre. Basta con questo sogno del cassetto, basta. Insomma, ragazzi, con tutte queste puntate, Amanda è da poco. No, scusate, Amanda è ormai da 12-13 puntate che è entrata nella nostra famiglia. E Danila ormai sono quante? 5-6 puntate. No, dai, di più. Di più, una decina. Decina di puntate. Più o meno come Amanda. Come Amanda, persa poco. Invece il Pardini, io direi a questo punto parliamo di Lorenzo Pardini. Lorenzo Pardini è il nostro sex symbol della trasmissione. Grazie. È giornalista della Gazzetta dello Sport, giornalista della Gazza. Anche il tesserino, giornalista della Gazza, giornalista del Giorno, giornalista di One TV e conduttore anche di questa trasmissione, è quello che ci porta sempre tanti ospiti nel nostro programma. Stasera ce ne sono qua tanti di ospiti, appunto amici del Pardini. Lorenzo, dai, raccontaci un po', tu facevi il conduttore del TG, quando a un certo punto io ho detto no, basta fare il TG. Era l'anno scorso, esattamente l'anno scorso, mi ha detto vieni alla riunione che dobbiamo parlare. Poi da lì mi è tirato in mezzo. Sì, secondo me Lorenzo Pardini era sciupato col TG, anche se lui diceva che come conduttore del TG cuccava di più. Adesso come conduttore di una trasmissione televisiva sportiva si vede meno la sua faccia in TV e quindi le sue azioni sono leggermente scese, però ci sono tanti ospiti. Poi Lorenzo è veramente un bravo, è un bravo giornalista, leggete pure i suoi servizi. Grazie, della pallanuoto, soprattutto sulla Gazzetta, pallanuoto, nuoto, tutto quello che è acquatico, sulla Gazzetta dello Sport è scritto da Pardini, quindi... È amico di Magnini, è amico della Pellegrini. Ecco, quindi amico della Pellegrini, amico di Magnini, è un personaggio introdotto molto nel mondo del nuoto ed è così. Va bene, Lorenzo, dimmi un po' se questa esperienza fino adesso, tu ormai è tutta la stagione, sei stato presente da ottobre, ecco, cosa ne pensi di questa tua esperienza di Extreme People? Molto bella, formativa, che mi ha insegnato tanto, spero di avergli dato tanto. E di Lorenzo Pardini c'è una cosa a dire: lui quest'anno è stato un anno speciale, 2015, è stato l'anno della laurea. No, 2014. 14, l'anno della laurea, l'anno del tesserino giornalista. Poi c'è stato ancora, ma il 2015 è stato l'anno in cui sono riuscito a convincerlo e di fare la sua prima gara di triathlon, e questa è stata una impresa vera e propria.
lo ha portato a vincere il titolo di campione del mondo giornalisti categoria S2, quindi la sua categoria di età, e quindi è stato già un grande successo. Nonostante avessi forato la gomma della bici. Ecco, questa ci tiene sempre a specificare che nella frazione ciclistica ha bucato la bici, altrimenti sarebbe andato più forte. Vabbè, comunque. Ho fatto 7 km con la gomma forata. Va bene, quindi allora diciamo che Pardini, campione del mondo di triathlon, giornalista, quindi ragazzi, io mi devo complimentare veramente con voi, perché come sapete non è semplice arrivare tutte le settimane con degli ospiti, riempire questa trasmissione, perché è facile andare dagli ospiti, i pacchi all'ultimo. Pacchi all'ultimo che sono all'ordine sempre del giorno, e noi dobbiamo sempre organizzarci per riuscire a garantire ai nostri telespettatori una trasmissione che dura 48 minuti con 4 sport diversi tutta la settimana. Quindi diciamo che anche le immagini, video ogni volta. Io volevo solo dare, guardate, me lo sono scritto qui, dei numeri. Abbiamo avuto 257 ospiti in 100 puntate. E la nostra audience è salita, siamo arrivati in questo momento a una presenza costante di 50.000 telespettatori ogni puntata. Non sono i milioni, i 7 milioni della partita di calcio dell'Italia o del Festival di Sanremo, ma sono 50.000 persone che ci guardano e che meritano quindi tutta la nostra stima e il nostro affetto. Vi ricordo un altro dato, che però ci sono 290.000 contatti, cioè 290.000 persone che passano davanti alla nostra trasmissione e poi dicono: no, Pardini non mi piace, giro, vado. Quindi 290, e non sono pochi. E poi tutte le nostre produzioni, le produzioni che abbiamo fatto, che oltre che essere andate in onda su One TV sono andate in onda anche su altre televisioni. Ricordo ad esempio il Challenge di Rimini. Come il Challenge di Rimini, che è andato in onda su Sky, è andato in onda su Canale Italia, Teleromagna, Serenissima TV. Quindi è andato in onda su tutto il territorio nazionale. Io mi auguro che con la nuova stagione, la quarta stagione, tutti i nostri servizi, addirittura la nostra trasmissione, possa andare in onda a livello nazionale. Volevamo ringraziarti perché tu sei un papà per noi, ci metti a nostro agio sempre, tre aggettivi che con i quali chiamarci, uno per uno, dai. Allora, tre aggettivi. Allora, questa domanda me l'hai presa proprio di sorpresa. L'ho fatta apposta. Visto che tu intervisti noi, Amanda è secondo me la mamma vamp della situazione, e lo dimostra anche la mamma vamp, la vampiressa dello studio. Il Pardini lo lasciamo per ultimo. La Danila è proprio la purezza della nostra trasmissione. Proprio noi entriamo nel, come un fiore, lei. È un fiore che gli occhioni belli di Extreme People. Gli occhioni belli, la purezza della nostra trasmissione. Il Pardini, te l'ho detto, è un sex symbol sto ragazzo, quindi quando si parla di un sex symbol della trasmissione hai detto tutto, basta. Io ringrazio perché tutte le persone che vengono ospiti nella nostra trasmissione dicono: oh, ma chi è quello là? È Lorenzo Pardini, guardate, è qua stasera. Va bene, dalla regia il nostro Nick Ciovati ci fa segno che è ora di tagliare, e quindi chiudiamo qua questo blocco di presentazione iniziale della puntata 100. State con noi perché al termine della pubblicità torneremo con gli ospiti che sono sparsi nella nostra festa, nel nostro party della puntata numero 100 che abbiamo deciso di chiamare Happy 100. Quindi state con noi. Ciao ragazzi, sono i Legion Siemens! In questa festa dei 100, delle 100 puntate di Extreme People, tra i vari gruppi, tra i più numerosi, possiamo ricordare i Siemens, neo campioni d'Italia. Eccoli qua, forza!
un applauso. Solo pochi giorni fa, pochissimi giorni fa, hanno vinto il titolo di campione d'Italia, hanno vinto lo scudetto del campionato di football americano. Qui con me, proprio davanti a me, ho Mattia Binda, due strade che si incrociano, la mia e la sua. Ora ho scoperto che ci siamo scambiati la casa, praticamente lui è venuto a abitare dove abitavo io dove abitavo lui, e quindi alla fine ci siamo scambiati, due strade che si incrociano. Poi là in fondo, da qualche parte, là dietro, inquadratelo con le telecamere, un altro caramba, che sorpresa! Il della Foglia, eccolo lì, il famoso, lui è il fisioterapista della squadra, ragazzi, fategli un applauso. A questo punto faccio una piccola rivelazione: io e lui andavamo in colonia assieme da piccoli, a Igea Marina. Questo è uno scoop, eh? È uno scoop questo, caramba che sorpresa. Allora ragazzi, complimenti. Una domanda subito a Mattia Binda, che ha fatto un touchdown, l'ultimo touchdown della partita. Allora dimmi qualcosa di questa serata. Della finale? Della finale. È stata una partita un po' più sofferta rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto un po' più fatica, e quest'anno diciamo l'ha vinta la difesa rispetto all'anno scorso, che l'ha vinta un po' più l'attacco, diciamo. Ecco, e dimmi un po', io vi ho seguito proprio con il cuore in mano in televisione, avete sofferto anche voi? Sì, parecchio, perché a un certo punto loro hanno cominciato a segnare, stavano quasi per rimontare, però alla fine, anche facendo fatica a segnare, sono riusciti ad andare avanti e portarci sopra col risultato. Va bene, hai qualcosa da dire qua ai tuoi compagni? No, volevo ringraziarli perché anche loro hanno vinto con me questa finale e mi hanno aiutato a vincere. Bravi ragazzi! Allora Mattia, chi facciamo parlare di loro? Zini. Ci sei? Più bello la vittoria di quest'anno o quella dell'anno scorso? Forse, allora, personalmente penso quella dell'anno scorso, perché è stato il primo Super Bowl di A1, quindi non eravamo abituati. Quest'anno alcuni di noi l'hanno giocato per la seconda volta, altri no, quindi immagino per me e per quelli che avevano già giocato fosse la prima volta, perché anche se il risultato è stato più tirato questa volta qui, la prima si sente sempre in un determinato modo. Poi alcuni di noi quest'anno hanno sofferto molto l'esclusione dalla Champions, quindi siamo rimasti un po' segnati, però siamo comunque molto contenti anche di questa vittoria, indubbiamente. Quindi il prossimo anno ancora Champions? Assolutamente, il prossimo anno l'obiettivo diventa la Champions, più di quest'anno. Sì, esattamente, esattamente. Questo è vecchio, questo era l'anello dell'anno scorso, adesso ce ne faremo uno nuovo per forza. Va bene, bocca al lupo. Aspetta, io ho un bel finale di questa bella intervista di C-Man. Qui tra noi uno del nostro staff, uno della nostra regia, è stato un giocatore dei Rams. Volete dire qualcosa al nostro ex dei Rams che è là? Anziano, ecco, se volete dirgli qualcosa diteglielo pure, perché ha giocato per la concorrenza. Bene, siamo qui ancora con Giovanni Bianco del Dormelletto Vela, che ci dirà e ci racconterà che cosa è successo nell'ultimo periodo. Ciao Giovanni, grazie per essere qui nella puntata 100, raccontaci un po'. Amanda, grazie a te per l'invito. Ultimamente abbiamo fatto le regate, le cose più importanti, con il Moro di Venezia, a Santa Margherita Ligure. Nel corso della premiazione del velista dell'anno ci siamo aggiudicati uno dei 5 premi particolari collegati alla manifestazione. Congratulazioni. Grazie. Era il premio legato a una barca che avesse rappresentato un'innovazione nella storia della vela e che avesse mantenuto una continuità di risultati, che quest'anno in particolare sono già stati la vittoria ad Antibes nel circuito Panerai, la prima tappa, e abbiamo vinto anche a Porto Santo Stefano la seconda tappa, quindi un inizio di stagione molto positivo, insomma, meglio non poteva andare. Fantastico, quindi salutiamo i nostri ospiti ricordando dove vi trovano per i corsi estivi, soprattutto per i ragazzini, per l'iniziazione alla vela proprio, no? Perfetto, come tutti gli sportivi, parte quando non siamo impegnati con l'attività agonistica. Come istruttore della Federazione Italiana Vela operiamo sul Lago Maggiore, in particolare al Dormelletto Vela, quindi con i corsi di iniziazione per i ragazzi dai 7 ai 14 anni su imbarcazioni della classe Optimist e Laser Bug. Bene, salutiamo Giovanni e ringraziamolo per essere venuto appunto per la puntata 100, e tutti in barca vela prossimamente. A presto. Grazie Amanda. Siamo qua alla puntata numero 100 con Lisa, l'inventrice, una delle inventrici del fitness. Lisa, come sta andando la serata?
Ma direi benissimo, poi come hanno già detto davanti a un sex symbol come te, no, molto bella, molto divertente e molto, diciamo, organizzata veramente bene. Lisa, un minuto, visto che stasera abbiamo mangiato, ci devi dire domani cosa bisogna fare per smaltire. Sicuramente un lavoro cardiovascolare, ovvero un lavoro aerobico, ma è sufficiente una nuotata in piscina o una camminata di 40 minuti, per cui niente di così stravolgente. Va bene, grazie Elisa e ancora buona serata. Grazie a te Lorenzo, a voi. Siamo qua con un nostro vecchio ospite, ciao Gabriele, come stai? Ciao Lorenzo, tutto a posto, dai, te invece come va? La stagione come sta andando? Ma la stagione sta andando benissimo, adesso sono primo in campionato, mancano ancora 4 gare di campionato e vediamo come va. Per il momento sono primo con un bel vantaggio di 56 punti e vedremo le ultime 4 gare come andranno. Quindi l'intervista ha portato bene? Sì, sì, ha portato benissimo, l'anno scorso ha portato proprio tantissima fortuna. Ok, e poi siamo qua con Steffi Grosceva del padel. Padel, bravo, ciao. Come sta andando il padel? Sta andando benissimo, abbiamo un torneo questo sabato a Padel Academy Beach Town, dentro dello Sporting Milano 3, Basilio, vi aspettiamo a tutti. Scusami se sono nervosa, non è che tutti i giorni sono davanti a un sex symbol, quindi l'atmosfera è calda. Sì. Ma quindi per concludere, l'intervista ha portato bene o no? Io mi sono vista bene, poi io sono giornalista, te più o meno, dai. Va bene, allora promossi come la puntata numero 100. A dopo. Con molto piacere che nel corso del festeggiamento di questa 100ª puntata di Extreme People siamo qui nuovamente con un personaggio che è stato con noi nel corso appunto della stagione appena passata, la medaglia olimpica Alfredo Rota. Ciao Alfredo. Ciao, ciao a tutti. Grazie ancora per essere qui con noi, grazie per il tempo che ci hai dedicato a suo tempo appunto e ad oggi. Devo dire grazie a voi, anzi io vorrei fare una proposta, perché aspettare altre 100 puntate, facciamolo ogni 10 puntate questa festa, la serata si è stata benissimo, perciò... Bene Alfredo, ascolta, non voglio ripercorrere ciò che abbiamo detto nella scorsa intervista, ma un cenno sull'emozione dell'Olimpiade lo rivolgiamo di nuovo per chi non ha magari seguito la puntata scorsa. Tu sei uno degli ospiti di maggior caratura che abbiamo avuto, mi sento di poter dire gli occhioni belli della scherma. Grazie. Con la passione dei motori e delle moto nel sangue, talento nella scherma, ma non appassionato di scherma, questo è il paradosso, no? La vera passione sono le auto, le moto, quella è la vera passione, però da piccolo mi ha portato 6 anni in una palestra di scherma e lì è partita questa mia carriera. Adesso ci avviciniamo a Rio 2016, sarà la mia prima Olimpiade che andiamo a fare da atleta, è un po' strano perché adesso un'estate è abbastanza strana, che sono abituato ad essere in ritiro a fare il campionato del mondo, mentre invece adesso mi trovo a casa in piena vacanza, mi devo ancora un po' abituare in questa nuova veste. Ecco, vacanza, ma una vacanza cittadina, ti allontanerai, cosa farai in questa? Appunto, avendo passione della moto, userò la moto, andrò in giro in moto, ma molto tranquillo qua a casa, non mi piace andare in giro a confusione, preferisco stare a casa tranquillo, godermi le mie cose che per anni non ho potuto fare. Adesso finalmente il tempo libero ce l'ho per stare a casa, con i miei genitori, con i cari. Il tuo cane? Il mio cane. Faccio questo adesso. E invece per la stagione prossima hai in mente qualcosa di particolare? C'è in veste di maestro, punti su qualche atleta in particolare? Perché sì, adesso sì, ti vediamo più in veste di maestro. Quasi 2 anni che ho preso questa nuova strada come maestro, cioè stiamo crescendo nuovi ragazzi, mi sta appassionando sempre di più, è molto diverso, è un lavoro molto complicato perché non è soltanto un lavoro tecnico ma è un lavoro umano. Perché hai a che fare con ragazzi giovani che hanno un'età delicata e perciò non insegni soltanto tecnica, ma gli devi stare molto vicino sul fattore umano.
sono dei diamanti grezzi da preparare e sotto le tue armi, sotto la tua forgiatura riusciremo ad avere e a vedere altri talenti. Tra l'altro questa stagione si è conclusa con grosse soddisfazioni proprio con la tua impronta, insomma, li hai seguiti bene, passo abbiamo già passo. Vinto un titolo italiano, perciò andiamo avanti, la strada è lunghissima, è veramente lunghissima, però bisogna farla piano piano e vediamo cosa riusciamo a fare. Bene Alfredo, io ti ringrazio nuovamente per essere stato dei nostri, speriamo di riaverti ospite nella prossima stagione, magari per valutarti e parlare con te di più proprio del tuo aspetto proprio di maestro. Con molto piacere, vengo a trovare. Bene, siamo arrivati al momento dei saluti, grazie Alfredo per essere stato con noi, continuiamo con questa bellissima serata, grazie a tutti, a dopo, ciao. Eccoci qui con Daniela Sabatini, siamo entrati nel vivo di questo locale mentre qui alle nostre spalle guardiamo un campione italiano di barman, è Marco che come vedete ci sta preparando qualcosa, davvero alcolista per una campionessa come Daniela Sabatini. Allora Daniela, eccoti qua. Ciao, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie di essere intervenuta a questa puntata della numero 100. Non è normale vederti bere queste cose? No, è normale. È normale? Mi alimento. Un atleta di solito. Faccio sport per bere, bevo per poter fare sport. Intanto vediamo che Marco ci sta preparando qualcosa di sicuramente alcolico. Marco, cosa ci stai preparando? Classico Campari shakerato che ho sporcato un attimo di vodka. Sporcato leggermente di vodka, poi vedremo quanto lo ha sporcato. Allora Daniela, allenatrice di tanti campioni, tu stessa tanti titoli italiani nel nuoto, anche master, perché non hai mai smesso di nuotare. No. Qual è stata la tua ultima impresa? Giusto sabato siamo reduci dalla Capri Napoli, che è la classica maratona di nuoto, sono 36 km tra Capri e Napoli. Che l'hai fatta come staffetta? Abbiamo partecipato come staffetta, l'abbiamo vinta, è stata proprio una bella soddisfazione. Ecco, abbiamo, eravamo in quattro compagni, Luca Monolo, Pietro Barlocco e Alessandro Gesini, in quattro ci siamo divisi questa... Diciamo il tempo, quanto ci avete impiegato? 7 ore e 40 minuti. Ecco, e i cambi come venivano? Potevamo gestirceli noi, più o meno abbiamo nuotato un'ora a testa i primi quattro cambi, poi mezz'ora a testa e poi abbiamo fatto tutti l'arrivo insieme. Va bene, allora Daniela, facciamo un brindisi a questa puntata numero 100 di Extreme People, visto che ci conosciamo da tanti anni, non diciamo da quanti anni, però da tanti anni, e quindi tanti auguri a tutto lo staff di Extreme People e a Daniela Sabatini. Siamo qui con due ospiti particolari per me, sono i due fratelli Lusuriello, Riccardo e Stefano, molto simili, molto diversi nello stesso tempo, due discipline differenti, nonostante l'inizio fosse stato poi la scherma per tutti e due. Incontriamo prima Riccardo in qualità di mio figlio e poi Stefano in qualità del mio secondo figlio. Allora Riccardo, 16° ai campionati italiani di scherma, un brutto infortunio ti ferma. Buonasera a tutti, esatto, purtroppo questo infortunio ha decretato la fine, diciamo, della mia stagione agonistica di quest'anno, che purtroppo ho dovuto anche saltare gare molto importanti e niente. Che ti hanno fatto poi ripensare un attimino al fatto che oltre alla scherma c'è altro nella vita, ti rivedremo nella scherma con la prossima stagione? Vediamo, dai, lasciamo passare l'estate e poi ci penserò. Bene. Stefano, invece tu inizi con la scherma, in realtà provi tantissimi sport e poi ti sposti verso il football americano, giusto? Ti piace? Sì, è uno sport di squadra, soprattutto mi piace per questo. Siete arrivati quarti ai campionati italiani, soddisfatto di questo risultato? Sì, sì, molto. Soprattutto per le salamelle e il clima di squadra che si è creato dopo, giusto? Sì. Bagni in piscina? In piscina. Bene, quindi ragazzi provate la scherma e provate il football americano, salutiamo i miei due figlioli con un bacio. Non riesco mai a baciarli, lo faccio adesso. Buona serata a tutti. Bentornati con un altro ospite. Adesso abbiamo qui Giuseppe Gallo Stampino, detto Pinuccio Gallo Stampino.
Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Chi è il presidente della Cinque Mulini? Allora, Pinuccio, com'è andata la Cinque Mulini Summer Night? Allora, Cinque Mulini Summer Night che si è svolta il 26 giugno scorso, abbiamo avuto partenti 1200 iscritti tra adulti e bambini, abbiamo avuto un buon risultato e soddisfazione da parte di tutti quelli che hanno partecipato, forse solo per il fatto che il nostro percorso rientra col passaggio all'interno del mulino e in alcune cascine caratteristiche del paese, che sono la cascina La Tuada e la cascina Chiaparini. Ricordiamo quando è la prossima Cinque Mulini? Allora, prossima Cinque Mulini, quella invernale, la 84esima edizione, sarà il prossimo 31 gennaio, sarà sicuramente la gara riservata alle grandi professionisti del cross mondiale, ma ci saranno anche delle gare riservate alle categorie giovanili e anche alle categorie amatoriali. Ok, ringraziamo Giuseppe per essere tornato al nostro programma Extreme People per la 100ª puntata. Ci rivediamo dopo il blocco pubblicitario. Julie è un personaggio particolarissimo. Julie è una pilota dell'EasyJet, la diciamo come compagnia, giusto, EasyJet, ricordo bene. Ha fatto un'impresa storica, cioè lei ha partecipato alla Yukon Arctic Ultra, vale a dire 700 km nello Yukon, che è un confine tra il Canada e l'Alaska, dove di notte arrivavano, pensate, a meno 48 gradi. Sono partiti circa in una quarantina, 12 solo sono arrivati al traguardo, due sole donne, una Julie. Julie, è stata un'impresona, ci riproviamo? La rifacciamo? Ci sto pensando. Meglio il caldo o il freddo? Freddo, meglio freddo. Quindi in questi giorni tu stai soffrendo, sì, particolarmente. Sì, sì. Sto però aereo. Sei comunque stata dei nostri questa sera, nonostante tu domani mattina debba svegliarti all'alba per partire per il tuo lavoro di pilota. Portami con te in Valdivia. Ciao Julie, grazie di tutto. Grazie a te. Grazie, ciao. Allora, siamo qua alla puntata numero 100 con Max Lo Scavo. Te, Max, è venuto a trovarci a dicembre che faceva freddo. Sì, non poco. Adesso che siamo in estate, come va il tuo base jumping? Tutto bene, guarda, sono impegnato in diversi eventi. Il prossimo sarà addirittura, cioè, questo weekend in Val d'Aosta col Festival del Volo. E ormai ogni 15 giorni sono impegnato in un evento in giro per il mondo, quindi è una cosa molto positiva. Quindi diciamo che l'estate è la stagione migliore per lanciarsi? No, la stagione migliore per la visibilità e per gli sponsor, per lanciarsi è meglio l'autunno perché con le tutelari fa molto caldo, però ci si accontenta come sempre. Va bene, la serata di tuo gradimento? No, molto, anzi vi ringrazio, tutto perfetto e mi ha fatto piacere anche ricordare la puntata che abbiamo vissuto insieme perché è stata un'esperienza molto positiva, guarda, spero che ce ne saranno degli altri. Noi Max infatti ti aspettiamo per la prossima stagione, così ci racconterai altre avventure, belle cose. Ho molti progetti nuovi da proporvi, guarda, ti ringrazio molto. Grazie di tutto. Va bene, allora in bocca al lupo e a presto. Grazie Lorenzo, ti ringrazio ancora. Buonasera. Ciao ciao. Ciao. Eccoci qui quando ormai si stanno spegnendo un po' le luci della ribalta di questa festa, puntata numero 100 di Extreme People, con l'anima del Bar Resegone, no? L'anima del Bar Resegone. Quindi allora ve li voglio presentare, ma molti di voi sicuramente li conosceranno. Sara, che è qui vicino a me, questa bellissima ragazza che ho cercato più volte di trascinarla con noi in televisione, ma non ne vuol sapere. No, ciao a tutti. Poi abbiamo Alberto. Alberto è proprio veramente... Allora, intanto volevo ringraziarti Ricky per aver scelto la nostra location per festeggiare la vostra 100ª puntata, grazie ancora, veramente. Ecco, figurati, voi siete amici, siamo tutti amici, dove se non in un posto in cui ci sono tanti amici organizzare una cosa del genere. Quindi Alberto, tu sei l'anima, da quanti anni è che esiste il Bar Resegone?
Ma il Barre Segone penso che esista da più di 40 anni. E niente, poi tutte le successive gestioni. Da quanti anni è che ci sei? Io siamo qua dall'età di 25 anni, adesso ne ho 36, quindi sono circa 11 anni. C'è stata una crescita di questo bar, perché tu organizzi veramente tante cose qui dentro. Ma guarda, sinceramente nel momento in cui sono entrato il bar non era in un buono stato, però sai, con l'aiuto del mio staff e molto sacrificio siamo riusciti oggi a veramente portarlo a un buon livello, in modo tale comunque da poter avere gente veramente di tutte le età, dai bambini, adulti e molti ragazzi, veramente. Difatti questa cosa mi fa molto piacere. C'è un po' il merito anche di uno dei sex symbol del locale. Quello sicuramente. Stiamo parlando di Marco, il barman campione di barman, proprio campione di cocktail. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ecco, Marco, tu sei considerato un po' dalle ragazze qua un po' il sex symbol di questo locale. Come fai a cavartela? Come fai a risolvere tutti questi problemi? No, ma in realtà basta fare tanti sorrisi e le situazioni si sistemano da sole poi dopo. Marco, ci hai preparato prima questo favoloso cocktail. Allora, dici un po', in questo momento qual è il cocktail che va per la maggiore qui al Barre Segone? Vabbè, comunque noi lavorando tanto con gli aperitivi, solamente di spritz sbagliati e negroni facciamo veramente tanto. Poi nel dopo cena si sta un attimino prendendo piede anche in provincia il Moscow Mule. Il? Moscow Mule. Raccontaci che cos'è. È un nuovo cocktail con un po' di zenzero, ginger beer, che comunque è come il ginger ale però aromatizzato allo zenzero. Direi che Amanda è pronta per assaggiare, anch'io sono pronto per assaggiare questo. Devo dire una cosa, che Alberto coccola le sue clienti. Nel periodo invernale ci ha offerto dei caffè con dei pasticcini, con delle scritte particolari, e devo dire che anche in momenti in cui si è giù di morale lui ha sempre l'attenzione proprio verso i clienti. Ma tu non sei curiosa? Tu non sei curiosa di vedere questo cocktail com'è, di sentire, di assaggiare questo cocktail? Io direi che addirittura lo riprendiamo mentre lo fa. Assolutamente sì, cioè se ce lo offre siamo qua a disposizione come cavie. Anche Bruno. E scusate, volevo anche ricordare che sempre fa parte dello staff il mio carissimo amico Bruno. Bruno era DJ Bruno, era qua vicino a noi. Che mi aiuta veramente in tutte le mie serate, preparazione, diciamo, luci, musica e tutto quello che comunque riguarda alcuni eventi che comunque... Ma Bruno, io lo vorrei farlo vedere. Vieni Bruno, vieni, no, vieni. No, non sei così importante da far girare tutte le telecamere, no, devi venire qui tu da noi. Eccolo qua Bruno. L'anima sicuramente musicale. Bene, allora ragazzi, questo è lo staff e il cuore del Barre Segone. Io mi auguro che questa serata vi sia piaciuta e comunque state sempre con noi. E a questo punto eccoci qui a conoscere tutti quelli che lavorano dietro le quinte, il nostro staff che non manca mai, nonostante che soffre il caldo, soffre il freddo, soffre le trasferte, soffre le nostre trasmissioni che facciamo nelle varie location in giro per la Lombardia. Ebbene, è venuto il momento di conoscere tutto lo staff. Amanda, tu che li hai conosciuti, cosa dici di questi ragazzi? Sono ragazzi giovanissimi, sono ragazzi molto molto posati, molto impegnati, ciò che fanno lo prendono veramente a cuore e portano a termine i compiti che vengono loro assegnati. In realtà sono spettacolari per me sono veramente come dei figli. Mi spiace non poter portare o temperare sempre con i miei dolci ogni volta che andiamo a registrare, perché anch'io sono spesso berata dai lavori domestici, però questo è quello che meritano. Devo dire che mi hanno accolto in un modo favoloso, li adoro singolarmente, tutti insieme
insieme, li adoro. Bene, dopo questa sviolinata da parte di Amanda, che è sempre ben gradita, allora cominciamo a conoscerli meglio. Allora cominciamo a dare il microfono a Matteo. Matteo è ormai è forse sei quello che è da più tempo da noi, perché ricordo che ormai sono almeno un paio di stagioni. Sì, un paio di stagioni tutte. Bello pieno, da sì, due anni, quasi più di due anni ormai. Ecco, tu ormai adesso sei, il tuo sogno è quello di fare il direttore della fotografia. Sì, sarebbe un bello obiettivo. Ci siamo quasi, eh. Diciamo, la maturità è andata. È andata bene, dai. E adesso il prossimo passo è la scuola, l'università di cinema e vediamo come va. Direttore della fotografia. Noi naturalmente puntiamo molto su Matteo, perché Matteo è un talento, come del resto è anche un talento Nicola. Allora, Nicola, Nick Ciovatti è un attore, è un direttore della fotografia, è un regista, è un Latin lover, diciamolo, non è che un Latin lover, diciamolo, anche un Latin lover. Insomma, un vero talento. Quindi Nick, dici un po', com'è stata questa tua esperienza, visto che sei partito come cameraman e poi sei diventato addirittura il regista della trasmissione, nonché addirittura il montatore della trasmissione. Dai, dici com'è. Beh, è iniziato tutto, insomma, un po'... Sei pure fonico. Sei pure fonico. Avvicina il microfono. Io odio i fonici, lo sai. Sì. Sì. ma all'inizio io sono entrato come cameraman un po', diciamo, chiedendo se potevo partecipare a questa puntata, perché all'inizio io giravo Calliope, che era un programma di spettacolo. Poi io ho chiesto sempre se c'era bisogno di una mano e alla fine sono stato accettato dentro questo staff la stagione scorsa per qualche puntata. E invece per il fonico. E poi dici che non sei un fonico. E quando lo monti poi dici che non vuole fare il fonico. E poi insomma sono passato alla seconda stagione, in cui sono entrato definitivamente nella troupe, poi passando alla regia, sostituendo un grande regista che adesso purtroppo non è più con noi. Sembra quasi che sia no. passato a miglior vita, non è più con noi. No, in realtà non lavora più con noi, diciamo così. La seconda vita, del nostro ex regista Paolo Costanzo. No, purtroppo non lavora più con noi. Però devo dire che l'esperienza da regista la preferisco molto di più al camera, soprattutto perché non devo stare nello studio chroma key dove fa un caldo che insomma, non che in regia si stia meglio, però nello studio chroma key, lo sanno gli operatori, si sta veramente molto male. Si sta male d'estate, no, d'inverno no. Forse si sta meglio, però che dalle altre due parti. Due mesi estivi veramente estenuante. Però devo dire che la regia è molto più interessante rispetto, almeno dal mio punto di vista, per insomma curare un po' tutti gli aspetti in generale, dalla composizione agli stacchi. A proposito di composizione, cosa c'è con la batteria Canon lì? Ecco, questa è una bella domanda e poi andremo a vedere. Ridatemela. Passiamo pure a Tommy. Tommy è uno degli ultimi arrivati nel nostro staff e sta lavorando come fonico, no? Speriamo che rimanga un po' odiato da tutti. Sto... il più odiato da tutti. Sì, ma tu quella di Ricky, oh! Taz! Stai da partire. Senza maglietta perché è un fonico, così impari. Devo prestargli la mia, però ce l'ha scritto Amanda. Amanda forse... facevo un po'... Bisognava... con la scolorina... Sono un panico. Col bianchetto dovevamo cancellare Amanda. Credo che sei in TV, contieniti. Ecco, cosa ti sembra di questa esperienza che stai facendo da noi? No, guarda, scherzi a parte, per me stare qui è veramente importante, sia come fonico che come qualunque altra cosa, perché per me l'importante è imparare, assorbire il più possibile, perché amo tutto di questo campo e fare il fonico, finché fare il fonico mi piace. Poi ho provato... a stare dietro la camera e mi è piaciuto tantissimo, come mi piace fare il fonico, come mi piacerebbe fare qualunque altra cosa. Per me stare qui è veramente bello, cioè mi piace molto.
Bene, sono contento di sentirtelo dire, e io adesso invece volevo sentire il nostro ultimo arrivato, il nostro neoacquisto, questo personaggio che, pensate un po', Matteo arriva addirittura da Bergamo, quindi sono chilometri che tutte le registrazioni fa Matteo Piazzalunga, che lavora con la 5, lavora con tante altre case di produzione, eppure ci tiene tantissimo a stare con noi. Matteo, dici qualcosa. Esatto, un po' come Tommy, ogni volta che vengo imparo sempre comunque qualcosa, e io vabbè, ho finito di studiare quasi un anno fa, e però trovo sempre un modo di imparare, soprattutto anche da ragazzi più giovani di me, come sono questi quattro qua, e trovo l'ambiente molto divertente, molto bello, e per questo mi faccio anche tutti i chilometri, ne vale la pena. Grazie Matteo per il tuo apporto, e ora Giulietta, falla tu l'intervista a Giulietta. Giulietta, io l'adoro, quegli occhioni favolosi, multilingue, spettacolare. Lei arriva, saluta, mi bacia, io l'adoro, credo che anche tu mi adori, guardati certo, bene da cosa dici, perché lei mi sopporta sì. Con le mie calzature, le mie foto, le mie microfonate, se non me le fa Ricky. Giulie, com'è lavorare con noi? Com'è? Dici bello, tutto. Bello. Poi comunque io questo lavoro l'ho scelto non come loro, che lo vogliono proprio, studiano per questa cosa, ma lo tengo come hobby e mi piace veramente tanto. Svolto discretamente, un hobby che fai con molto piacere e con tutto rispetto, insomma, certo. No? Cioè, tu, molto umile. Certo, certo. Diciamo che oltretutto Giulietta è brava anche a fare le interviste, attenzione, io ho sul comodino un file che mi guardo tutte le sere prima di andare a letto, l'intervista di Giulietta al Pardini. Devo dire che essendo il mio limite l'inglese e le lingue, laddove dovessimo intervistare qualche atleta dove occorre appunto il sapere le lingue, io passo dietro la telecamera e lei molto farà volentieri. Sicuramente le interviste, giusto Giulie? Certo, io Giulietta veramente la conosco ormai da 3 anni, e Giulietta è veramente una grandissima compagna che ha creduto in OneTV e nelle nostre produzioni fin dall'inizio. Ci tengo tantissimo a lei. Devo dire che se siamo arrivati a quello che siamo arrivati anche a livello di produzioni di Extreme Production, il nostro giro di clienti, il nostro giro di persone che ci ingaggiano anche per gli eventi sportivi, e anche per il merito della gavetta che lei si è fatta, diciamo anche gratuitamente, pur di dimostrare quello che noi siamo in grado di fare. Quindi io veramente non finirò mai di ringraziare Giulietta per tutto quello che ha fatto, perché non è facile trovare persone che lavorano gratis, e lei nei primi tempi lo ha fatto, e sono contento che proprio grazie al suo lavoro che ha fatto di sacrificio siamo arrivati a quello che siamo arrivati. Quindi io direi a questo punto, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, voi siete dei talenti e io credo tantissimo in voi, per questo ci tengo proprio al vostro lavoro in Extreme Production e a OneTV. Quindi a questo punto direi che è il momento della torta, andiamo a festeggiare questa puntata numero 100. Ah, ecco la maschera bondage, andiamo tutti a mangiare la torta. Attenzione, perché vediamo già lo staff del Barmesegone con Alberto, con Marco, con Sara, eccoli qui che arrivano, le tre torte che celebrano la nostra puntata numero 100, 100 settimane di sport, 100, grazie ragazzi, piace questo effetto live per 100, a questo punto non è che momento. Io ringrazio tutti, ringrazio a questo punto anche tutti i nostri operatori che vorrei qui con me, Giulietta, la nostra storica Giulietta che è con noi dalle primissime puntate, dalle 3 stagioni, poi il nostro regista Nick Ciovati, eccolo qua, Nicola Ciovati, ragazzi, un vero e proprio talento che è venuto qui con noi, lui è un precisino, ma è quello che non gli scappa niente alla nostra commissione. Poi voglio ringraziare Paolo Costanzo che è là dietro, eccolo qua, Paolo vieni, Paolo ha una storia, non fa, la conteremo, ma Paolo
Paolo è stato uno dei nostri registi soprattutto della stagione numero 2 e ha iniziato la stagione numero 3 e poi ci ha lasciato. Ecco qua Paolo, poi grande Paolo, grande, adesso ci sta lasciando per Televizza, se ne andrà probabilmente nella TV di Ibiza. Poi invece ringrazio il nostro presidente di One TV che non è qui in questo momento, Giuseppe Piero, ringrazio Franco Landoni detto Cecco che è in giro, il mio socio storico, eccolo là, inquadratelo, eccolo lì, il mio socio storico, compagno di 30 anni di spettacoli e di sport e di musica. Poi ringraziamo anche Tommy Lago qui, inquadrate anche Tommy, che è il nostro storico. Poi non dimentichiamo, attenzione, i due, dove sono in questo momento? I due Mattei, Matteo 1 e Matteo 2 Vendemmia. Eccolo qua, Matteo Sartore, un altro storico che era già nella seconda serie, e poi la new entry, l'altro Matteo, quello che addirittura ha pensato un po', arriva tutte le settimane da Bergamo per lavorare con noi, Matteo Piazzaluca. Allora, ragazzi, io spero di non aver dimenticato nessuno, questo è lo staff di Extreme People. Io a questo punto dico, ci rivediamo il prossimo anno, direi magari di stappare questa bottiglia. Chi è che la stappa? Chi è che la stappa? Paolo la stappa. Eccola qua, e con questa bottiglia, con questo brindisi, io direi di rivederci a questo punto nel mese di ottobre, quando riprenderemo con la puntata numero 101 con tanti altri ospiti. E poi vi ne approfitto mentre qui sta Paolo, eccoci qua, volevo dire ci rivedremo tra qualche mese al termine della solita consueta pausa estiva. Ecco, allora quindi Amanda versa, non hai più la maschera, adesso puoi versare. Ci vediamo la stagione 2014-2015, anzi 2015-2016 sta per iniziare, inizierà a settembre, ci saranno tante grosse novità. Volevo semplicemente dire che una delle puntate che faremo è intitolata Road to Rio. Praticamente Road to Rio sarà una serie di puntate tutte dedicate agli sport olimpici, li analizzeremo uno per uno con i campioni, con gli opinionisti, con le federazioni, con gli allenatori. Road to Rio 2016, perché il 2016 è l'anno delle Olimpiadi, e poi ci saranno tante altre cose che scoprirete cammin facendo, ci stiamo lavorando per adesso. Allora vediamo se i miei ragazzi qui sono tutti pronti. Ce l'abbiamo tutti. Ah, ecco, qui manca il regista, mancano loro ragazzi, questi bevono più di noi. Va bene, allora ci siamo, facciamo del brindisi ragazzi, un bel brindisi, cin cin a tutti, Extreme People, puntata numero 100, e anche i nostri ospiti che sono qui, li invitiamo a mangiare con noi la torta numero 100 della nostra puntata. Da Ricky Mezzera, un grossissimo arrivederci al termine delle nostre vacanze estive, spero serva per rilassarci, per riparare e tornare con tante belle novità e tanta buona volontà dalla puntata numero 101. Da Ricky Mezzera e da tutto lo staff, un grossissimo applauso al mio via come se fosse la torta. Quindi, mi raccomando, potente ragazzi. Ci siamo, motore? Pronti? Vai! Bisogna
rumore come quello di prima, perché siccome mentre loro riprendevano ovviamente non potevamo riprendere la gente che li guardava, quindi avrei bisogno come se lì ci fosse l'intervista di C-Man, quindi guardateli come se ci fosse l'intervista, guardateli come se foste interessati all'intervista. Prima lo faccio, secondo, eh? Prima dai.